Il curriculum di comunicazione di impresa, istituzionale e politica si focalizza sul conseguimento di competenze linguistiche, storiche, politiche, artistiche, filosofiche, estetiche e retoriche, cui si affiancano delle specifiche abilità tecniche con una mirata attenzione a i principi dell'editoria e le modalità di comunicazione giornalistica, le conoscenze teorico-metodologiche utili per analizzare i sistemi comunicativi dei linguaggi dei media settoriali, per produrre dei testi che servono nell'ambito di tali linguaggi e per progettare modelli comunicativi, per usare diversi mezzi di informazione e interagire con un pubblico nazionale e internazionale, per sviluppare e gestire processi di interazione e scambio di informazioni in contesti aziendali o istituzionali. Ma quali sono i profili professionali a cui prepara questo curriculum? L'operatore della comunicazione in contesti aziendali e in ambiti istituzionali. Il pubblicista, un professionista che collabora con testate giornalistiche sia sulla carta stampata che sui media audiovisivi che sul web. Il redattore editoriale, un professionista che partecipa alla realizzazione in tutte le sue fasi di un prodotto editoriale tradizionale oppure innovativo, cioè connesso alle nuove tecnologie della comunicazione. L'autore di testi radiotelevisivi, l'operatore della comunicazione audiovisiva, il media educator, una nuova figura professionale che svolge l'importante attività di formatore con competenze specifiche nella gestione dei media. L'addetto alle relazioni con il pubblico che occupandosi della comunicazione nelle imprese, delle aziende private e nelle strutture pubbliche, è chiamato a redigere testi per i comunicati agli organi di stampa, dei quali controlla le fasi di trasmissione, nonché cura la rassegna stampa, organizza conferenze stampa, preoccupandosi sia degli aspetti operativi, sia della selezione delle notizie da divulgare.